Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo extra di Pokémon Snakewood. Nello scorso episodio siamo stati catapultati in questo luogo misterioso da Glace, che grazie alle sue abilità di Taoist è riuscito, diciamo, a farci un po' sballare. Ci siamo andati in un luogo e lui si materializzava ovunque. Alla fine ci siamo ritrovati qua per qualche motivo. Quindi quello era il sogno, non quello che sta succedendo adesso. È davvero molto confuso. Meglio andare a concentrarsi su ciò che sta succedendo adesso. Dove mi ha portato Glace? Sembra una prigione sotterranea o qualcosa del genere. Ho bisogno di trovare una via per uscire di qui. Come vedete, signori miei, zombie, non ce ne siamo liberati per nulla. Per nulla. E difatti ci toccherà, penso, affrontare anche il simpatico Battle Zombie. Quanto tempo, signori miei? Stai scherzando? Stai scherzando? Ma a livello 100? È a livello 100? Non è vero. E io come faccio adesso? Allora, calma. Dobbiamo utilizzare la tattica dell'Axe. No, la Full Restore. Non la Full Restore. Allora, bruciati. Allora, calma. Ma non mi sciotta. Ma cosa? Ma raga, non si può fare una cosa del genere. Ma come a livello 100? Ma raga, ma come faccio io? Basta! Basta con le Full Restore. Vabbè, ma è ovvio che mi batti. Cioè, vabbè, grazie. Minchia. Fortissimo, mi dicono. Proviamo con un Ancient Power. Ma guarda che missa pure lui! Ma raga, ma cos'è? Vabbè, grazie. Cioè, strano. Allora, riproviamo con Ninetales. Vabbè, ok. Minchia, sei forte, zii. Cioè, cosa ti devo dire? Ah, tra l'altro io ho utilizzato 606 volte. E vabbè, grazie al cazzo. Dove sono? Che cosa è successo? Ok, Senex ci ha portato in uno stato di trance e ci ha portato nella Senex Lair, che noi chiameremo per comodità Regio di Senex. Così adesso mi è venuto. Ho sentito ciò che è successo e sono venuto fin qui. Sono stato battuto da un battle zombie. Beh, direi, minchia, era a livello 100. Sì, ora ho realizzato, ho capito che tu ti sia sentito abbastanza forte per penetrare nella fortezza di Senex. Non era il caso, come puoi vedere, Glace ti ha devastato la madre, la famiglia, il cane, tutto. I tuoi Pokémon sono forti, ma tu sei ancora debole. Ah, grazie, troppo gentile. È vero, che cosa devo fare, Doc? Devi imparare come difenderti senza Pokémon, ok? E per farlo devi imparare da un maestro. Ecco perché siamo qui. Il capopalestra di questa città, Esau, è tipo un maestro. Il suo potere ha reso i saggi della montagna come dei ragazzini. Wow, che potere. Ok, calma, non sto capendo poco. Cioè, devo imparare a fare le cose senza Pokémon. Oddio, io non so fare nulla senza Pokémon. Sì, ora Creepy, vai e cerca Esau. Ok, cerchiamo Esau. Cerchiamo sto Esau. E comunque South Police City, no, ok, questo qua non è South Police City, ma è Pacific Log Town. E dovrei cercare un capo palestra. Allora, parliamo un po' alla gente a caso. Non, sinceramente, Air Tracks. E va bene, però, cosa saranno? Ma, non ho capito, allora. Ok, non li posso usare per ora, non mi pongo il problema a sto punto. Chikuwa, posso sapere cos'è Chikuwa adesso, gentilmente? Tubular snake that is... Ok, è tipo uno snake oil cinese. Allora, tu non servi a nulla, raga, non sto a leggere i dialoghi perché abbiamo già perso eccessivo tempo. Che belli questi Wooper scolorati, lavati male. Io sono... Ok, tu sei quello del Pokémon Fan Club, bravo, dammi frustrazione. Che amore che sei. Ah, allora, là sopra innanzitutto ho visto una grotta.
E poi quei Wooper lì sembravano tipo lavati male, messi nella biancheria sbagliata. Ma detto ciò, questa città... Ok, gli zombie non sono arrivati. Effettivamente è un'isola, come c'era stato detto. Qua non ho assolutamente... Non ho assolutamente... No, no, non voglio sentire la tua storia maledetta. L'ho già sentita e non serve a niente. Braille, sì, scrittura Braille, è quella di Bocelli. Allora, calma, dovrò entrare qua. Le intuizioni del creepy. Allora, aspetta. Questa è la palestra di Esau. Ah, e tu sei un allenatore così, e vabbè, mettimeli un po' più alti i livelli, già che ci sei. Perché a noi va bene così. Ok, raga, qualcosa mi dice che sta palestra qua la perderò malissimo, perché c'è i Pokémon underlevellati come lo schifo. Però l'ho uscita Vigurlan, Air Action Vegasoff, a fresh air ah no, sei tu, ok, me lo ricordo lui, raga. Me lo ricordo fin troppo bene, non mi pare fosse molto simpatico. Però, in teoria, adesso vai giù. Usa Full Restore, che bella, la vita è adesso giù, perfetto. Medicham, ciao caro mio, Mega Power Confirmed proprio, ti uso Volo, Recover. Ok, Medicham, no, si può imparare Recover, for... che idiota, mi sa che ha fatto calcio in volo, complimenti caro mio. Hai vinto il premio demente dell'anno. Allora, carichiamoci, cazzo sono un iPhone. Ricarichiamoci il buon coso e proseguiamo. Allora, Fire Pump su questo Magneton. Zap Cannon, sto cavolo proprio. A casa di nuovo. Due volte, ole. Explode, e a sto punto Brillum con Stramontante. Sì, ma raga, cioè, questi qua sono gli allenatori della palestra. Io non oso immaginare il capo. Executor, sì, vabbè, a sto punto fate che tenere sempre Ninetales. Tu bastardo che mi hai paralizzato, soffrirai di morte atroce. Datemi uno Snake Oil. Io dovrei anche andare a studiare fisica, ma frega cazzi, prenderò due. Weavile, Ice Brief. Ok, per un attimo ho pensato fosse... Come si chiama? Puro gelo. E invece no, è... alito gelido, tipo. Che è una mossa di quinta generazione. Sapete che non mi ricordo. Allora, ti faccio un po' di rock tomb ignoranti. Se solo riuscissi a prenderti, perfetto. Ti ho pure diminuito la velocità. Tu hai vissuto non so come. Bravo, Aerodactyl. Boostati quando non serve. Ottimo così. Tu sì che sei un Pokémon affidabile. Oh mon dio, mon dio, mon dio. Vediamo un po' tu cosa hai da mostrarmi. Quello forte ci manda, raga. Attenzione. Ok, ho finito i pp. Forse qua mi conviene switchare. Ti mando Brillum e ti faccio uno Sky Uppercut cattivissimo. Poi Whiscas. Olè, Giga Drain anche su di lui. Earthquake, non mi fai assolutamente niente giù. Ok, per ora me la sto cavando, va detto. Mandiamo Quillshark per questo simpatico... T'ammazzo di botte, Sablai, perfetto. Ho battuto anche questo saggio, ok. Questi qua non sono... Cioè, hanno lo stesso sprite di quelli che, se vi ricordate, sempre ci stavano nella torre, che erano tipo abbastanza forti, se non ricordo male. Masquerain, ok, sarebbero forti se non avessero certi Pokémon. Ice Beam, quanto ti fa? Minchia, ti fa malissimo, ok. Buono a sapersi. Ma vaffanculo che non attacchi. Allora, Silver Wind è a casa, perfetto. Swallow. Ancient Power. Boostati infame. Vedete che non si boosta lo stro... Cosa sei tu? Oddio. Allora, ho già capito come va a finire qua. Va a finire con lo stalling e le bestemmie. Va a finire con lo stalling e le bestemmie, signori miei. Allora, avveleniamolo seduta stante, perfetto. Bravo, fai Egg Bomb che tanto muori. Sky Uppercut, raga, non gli faccio niente, una cosa assurda. Full Restore. Cosa no buona. No, mi sa che ho sbagliato, infatti devo fare Toxic, ok. Bravo, continua a fare la tua mossa lì, Arden. Vai giù, ti prego. Niente. Ok, perfetto, però non si ricarica. Buono. Mi ha dato uno sputo di esperienza. Grazie, troppo buono. Allora, ma sto arrivando dal... Ok, uno specchio. È uno specchio. Ma rompilo, che domanda. Ok. Ho ottenuto dei denti. Ma come? Raga. No, raga, aspettate. Ma raga, ma cos'è?
Allora, evviva. Allora, è bellissimo tenere i denti, mi fa un piacere assurdo. Ma io cosa devo fare qua? Allora, stiamo continuando a ottenere dei denti che possono causare il flinch. Continuiamo a dire Candyman. Devo leggere quello che... Ma come mi ha ucciso? Ma una mano si materializza e ti uccide. Ok, buono a sapersi. Però io sono come Gesù Cristo e risorgo. Allora, proviamo adesso a dire sempre... No, allora... E io provo sempre a dirti Eiriman a sto punto. Cioè, non è che ho molta scelta. O no? Raga, a sto punto gli tiro i big pugni. Ma... Ma... Raga, stop un attimo e cerco di capirci qualcosa. Penso di impazzire. Ok, signori miei, eccoci. È una roba veramente drogata. Allora, facciamo Candyman una volta. Poi diciamo di no qua. Poi break it e otteniamo i denti. Per la cronaca, ne ho 15 nello zaino. E poi diciamo Eiriman. Porco... Il tutorial faceva così! Ok. Ce l'abbiamo fatta. Allora, fate quello che faccio io. Se state giocando a Snakewood, volate a Lily Cove City, ok? Parlate a questo chef qua e acquistate questo, Red Stew. Ho detto di acquistarlo, ok? Che io ne ho due adesso perché ho già riprovato. Ora, volate qua e andate nella palestra. Io mi sto alterando. Allora, è una cosa malatissima. Non so perché, non ho capito perché. Voi fatelo, prendetelo come fonte biblica, ok? Andate qua, dite Eiriman. Una voce urla, no, Echoes fa eco dallo specchio. Ah, un Red Stew, dammelo. Sono affamato. Dammi il tuo birthright, non so cosa sia. Non pensi che qualcuno ci abbia provato prima, ragazzino? Io sono Esau. E sono un cacciatore molto abile. Non c'è nessuno. Non c'è modo per il quale tu possa diventare più bravo di me. Quindi dammi quella stew. Signori, veramente. Cioè, è una cosa malatissima. Guarda che aborto, specchio di merda. Leader Esau vuole combattere ed è tipo fortissimo. Tra l'altro, ecco appunto. Grazie. Allora, facciamo subito una cosa bellissima, ossia ti Willow Wispo. Sì, che culo. Ok, perfetto. Calmi tutti. State calmi, cazzo. E ringraziate Varidoianis. Si deve ricaricare. Perfetto. Io ti confondo. Ok. Fire Pump. Sì. No, allora. Oh, che culo. Che culo. Predict falso. Fake predict, perché non volevo fare quello che ho fatto. Allora, ti faccio un Leech Seed e poi ti spammo tanti di quei Giga Drain che ho pure letto. Non si ricarica. Sì, raga, 2 a 0. Mamma mia che culo. 2 a 1. Vigurlan. Ah, ok, è quello di prima. Calmi. Allora, ti mando Swellow e ti faccio Quick Attack. Ok, ma tu fai full restore, giustamente. Aerial Ace quanto ti fa? Ok, sicuramente fa tanto Psychic. Allora, io t'ammazzo di botte. Ok. Dopo aver specificato tutto ciò, ti faccio un Hyper Beam in faccia e vai giù. Perfetto. No, raga, no. No, 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 lui è il mio incubo. No, vi prego. Lui è il mio incubo. È il mio incubo. È il mio incubo. È il mio incubo! Ma dai! Perché? Perché ho deciso io di fare i minchia di rematch di Snakewood? Perché? Perché? Cosa ho detto? Non sono rematch. Rematch! Guardate come mi fa impazzire sto gioco. Allora, calma, parte con quell'aborto. Quindi, lui. Allora, Eiriman, vieni qua e sfidami, maledetto infame. Già mi hai fatto sclerare come un matto, la cosa non va bene. Allora, signori miei, io adesso qua spammo pozioni perché sinceramente non ho voglia di perderci tempo.
Ma andiamo a Swellov, tanto è quello più scarso. Sì, ma non dovevi morire, no? Dovevi reggere almeno mezzo turno per sbaglio. Porco due. La rabbia! Vai, muori, muori! All'inferno! Kenucho! Ok. Brelom. Lich sì. Reggi! Per sbaglio, io ti chiedo per sbaglio di reggere una volta. E vabbè, sì, raga, questo qua lo batto domani, cioè... Vabbè. Bustati! Bustati! È la nostra unica speranza, bustati! Buttalo giù! No! Non ci credo! Non ci credo! No! Eravamo a un pa... Fagli! Che culo! Ti prego! Se Dio esiste! No! 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 C'ero quasi! Raga, io non mi arrendo. Creepy non perdona. Maledetto infame. Io non mi arrendo, infame. Stronzo bastardo. Infame. Vai tu, Explode, è il tuo momento. Fagli vedere di che pasta sei fatto. Cosa sto facendo? Io mi... No, raga, basta. È una... È una cosa da pazzi, è un gioco in... Guarda, guarda il critical, il Cristo di porca. Buttalo giù. Non l'hai buttato giù, Cristo Dio. Allora, ok, ho capito, signori miei, andrà a finire... Che lo faccio nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio andremo a battere questo coso. Oppure andremo ad allenarci, perché ho visto che ci sono anche tanti bei percorsi in questa regione dove ci si può allenare. Sì, ciao. Questo qua lo butto giù nel 92. Signori miei, ciao. Questo video finisce qua, io non ho voglia neanche di fare un altro.